Buonasera, bentrovati a questa nuova edizione del TG Versilia. In apertura ci sono i clamorosi sviluppi dell'ormai famigerato caso della pavona trovata morta nel laghetto dei Cigni a Viareggio. Pensate, la Procura di Lucca ha aperto un'inchiesta, sono finiti indagati il sindaco di Viareggio Giorgio Del Ghingaro e l'assessore Gabriele Tomei, mentre non si placano le polemiche da parte delle associazioni animaliste. Sentite. Il sindaco di Viareggio, Giorgio Del Ghingaro, e l'assessore alla tutela degli animali, Gabriele Tomei, sono indagati dalla Procura di Lucca per la morte della pavona del laghetto dei Cigni in Pineta di Ponente, ritrovata lunedì mattina a galleggiare in acqua senza vita. Il reato formulato dal pubblico ministero Elena Leone è di concorso e maltrattamento ad animali, previsto dal codice penale. A denunciare il caso alla magistratura sono state le guardie ecozoofile della Cronos, che martedì erano intervenute per sequestrare a sorpresa il pavone maschio rimasto. Considerato in pericolo di vita, vista la fine fatta dalla compagna. Era stata l'amministrazione comunale a fine aprile a decidere di sistemare al lago i due pavoni dopo i lavori di restauro nella zona e lì sono stati lasciati nonostante l'allarme dei cittadini e le oltre 700 firme raccolte per ottenere un trasferimento. Per le associazioni animaliste si è trattato di una morte annunciata in un habitat sbagliato, visto che i pavoni non sono animali d'acqua ma di terra. Dagli atti della procura risulta che la femmina morta veniva costretta in un piccolo spazio di sopravvivenza accanto al laghetto e che al maschio sono state tarpate le ali per impedirgli di allontanarsi in volo. Il pubblico ministero ha disposto il sequestro della pavona morta come corpo del reato per accertare le cause del decesso. Né il sindaco Del Ghingaro, né gli assessori Tomei, né Sandra Mei, della quale vengono chieste le dimissioni, per adesso hanno commentato l'intera vicenda. E dunque la linea fin dal primo giorno del sindaco è quella di non commentare questo caso, questa vicenda, ma oggi è tornato invece a parlare il primo cittadino di altri temi, il dissesto finanziario del comune di Viareggio, quel fallimento pubblico dichiarato nell'ottobre del 2014. Ci sono buone notizie, 22 milioni di euro che il ministero ha garantito e confermato al sindaco per uscire in tempi brevi, dal crack. Sentiamo. Una buona notizia per le casse del comune di Viareggio. Lo Stato, conferma il sindaco Del Ghingaro, ha concesso il mutuo che consentirà un notevole passo avanti per l'uscita dal dissesto e il pagamento dei debiti con i creditori. Il debito complessivo ridotto a causa della procedura semplificata è di 55 milioni, spiega il sindaco, e il ministero ha garantito l'erogazione di due mutui di 22 milioni ciascuno. È bellissimo perché la gente si preoccupa dei milioni che devono arrivare e non si preoccupa invece del buco che è stato fatto enorme di 250 milioni. Il debito complessivo è stato ridotto a causa della procedura semplificata e quindi il debito è di circa 55 milioni. Il Ministero ha garantito l'erogazione di due mutui di 22 milioni ciascuno, uno nel 2000, che verrà erogato nel 2017, cioè in quest'anno, in due tranche, una di 13 e una di 9, e l'altro che verrà deliberato entro la fine di quest'anno, anche quello di circa 22 milioni, per un totale di 44. Con questi 44 milioni e il resto, soldi che metterà a disposizione il Comune di Viareggio, chiuderemo il dissesto. Dopo la dichiarazione di dissesto che risale all'ottobre 2014 e dopo l'insediamento dell'OSL, è seguita la ricognizione della massa passiva, un lavoro lungo e difficile che ha consentito all'OSL, dopo aver terminato l'esame della situazione debitoria del Comune di Areggino, la formalizzazione della proposta di liquidazione semplificata dei debiti. Non è stato facile, ha concluso il sindaco, ma incominciamo ora a intravedere l'uscita dal tunnel e la possibilità di poter programmare e gestire con più certezze. Voltiamo pagina, parliamo di sicurezza. Per l'estate ci saranno meno rinforzi in Versilia, si parla di uomini e mezzi che arriveranno in più soltanto dal 20 luglio al 20 agosto, le cosiddette pattuglie del Solleone. L'allarme è stato lanciato dai sindacati di polizia. Sentiamo il servizio. Meno rinforzi di polizia sul territorio versiliese durante la stagione estiva. Agenti che hanno superato i 50 anni di età, con più compiti da svolgere contemporaneamente e presenza dei rinforzi ridotta a un solo mese. A denunciare la situazione è il sindacato di polizia provinciale, SILP-CGIL, che stamani, durante la conferenza stampa presso la sede di Viareggio, ha parlato di una situazione mai vista prima in Versilia.
Per la prima volta, infatti, il comprensorio costiero toccherà il minimo storico di presenza sul territorio di agenti di polizia. Mai come quest'anno abbiamo pochissimo personale che arriva a dare una mano ai colleghi qui dei commissariati di Viareggio e di Forte dei Marmi, oltre che della Stradale. Se andiamo a vedere i numeri, ci dicono che questo è l'anno in cui tocchiamo il punto più basso di questi rinforzi, ma non solo, abbiamo anche il periodo più corto in assoluto, visto che l'anno scorso andava dall'8 luglio al 25 agosto e già era ridotto rispetto agli anni precedenti. I rinforzi arriveranno il 20 luglio e se ne andranno il 20 agosto. Sono state ribattezzate le pattuglie del Solleone e di questa situazione il segretario provinciale intende parlarne subito con i sindaci versiliesi. Dunque un totale disinteresse per la complessa e delicata situazione del territorio della Versilia da parte del Ministero dell'Interno. Non usa mezzi termini il sindacato di polizia per commentare questi numeri e le tempistiche dei rinforzi estivi destinati nella nostra zona. Parliamo ancora di sicurezza. Nella Versilia Nord da oltre un anno è in funzione la Polizia Municipale Associata tra Pietrasanta, Seravezza e Stazzema, un corpo che sfiora i 50 agenti, vigili urbani, però non ci sono risultati secondo il sindaco di Seravezza Riccardo Tarabella, che adesso minaccia di uscire, anzi è proprio intenzionato a farlo. Sentite perché. Non è un addio, ma un ultimatum, sì. Seravezza si prende una pausa di riflessione nell'ambito della gestione associata della Polizia Municipale con Pietrasanta e Stazzema. Il servizio ad oggi non è considerato soddisfacente dal sindaco Riccardo Tarabella e andrà avanti soltanto fino al 31 dicembre, 6 mesi di tempo per un'approfondita analisi dei risultati raggiunti, per valutare con i comuni limitrofi le prospettive del servizio associato. 3. Gli scenari alla scadenza, un mantenimento che prevede esclusivamente pattuglie coordinate per un servizio serale, principalmente nei weekend, oppure il potenziamento della convenzione attualmente in essere, con la realizzazione di un vero e proprio comando unificato della polizia locale, anche dal punto di vista logistico e funzionale. E se nessuna delle due possibilità fosse realizzabile, non resterebbe che risolvere definitivamente la convenzione e riattivare il servizio di polizia locale esclusivamente comunale. Il 28 giugno sarà portata in Consiglio Comunale la delibera che sancisce il recesso di Seravezza a partire dal 1 gennaio 2018 dalla convenzione firmata appena un anno fa dai 3 comuni. L'operazione, nata su spinta del sindaco di Pietrasanta, Massimo Mallegni, ha dato vita ad un corpo di 48 vigili interscambiabili e sembrava la risposta alla carenza di agenti. Ma oggi tutto sembra in discussione, mentre Forte dei Marmi non ha mai voluto aderire. Parliamo di infrastrutture, buone notizie per il porto di Viareggio, ci saranno i lavori per l'attesissima banchina commerciale di cui si parla da molti anni dopo l'estate, lo ha annunciato il consigliere regionale del Partito Democratico Stefano Baccelli poche ore dopo l'approvazione in commissione a maggioranza del piano delle attività 2017 dell'autorità portuale regionale. Infrastrutture, opere di manutenzione straordinaria, fra queste spicca appunto l'investimento per la banchina commerciale di Viareggio, 2 milioni di euro previsti, avvio lavori appunto annunciato per subito dopo l'estate. E ci sono invece cattive notizie per i contribuenti e per tutti gli automobilisti della provincia di Lucca e della Versilia, RC Auto che segnano un'impennata del 15%, sentiamo. Notizie poco confortanti per gli automobilisti lucchesi in questo avvio d'estate che si profila torrida. Nel mese di maggio appena trascorso i prezzi dell'RC Auto sono infatti aumentati in provincia di Lucca e, secondo i dati dell'osservatorio assicurazioni auto di facile.it, negli ultimi 12 mesi i premi hanno subito un rincaro medio del 15,85% più 12,4% nell'ultimo semestre. Parlando in termini di costi assoluti, gli automobilisti lucchesi hanno pagato in media 653,46 euro. Nel corso dell'anno in Toscana i prezzi auto sono aumentati in media del 14,68%. Tra le garanzie accessorie richieste al primo posto c'è l'assistenza stradale, seguita dalla tutela legale e dalla garanzia infortuni sul conducente. Riducendo il periodo di osservazione agli ultimi 6 mesi, si vede come l'aumento medio delle RC auto in regione sia più contenuto e pari all'8,84%. Analizzando i dati semestrali emerge che le province toscane con gli aumenti più importanti sono state Pisa più 13,57%, Prato 12,5% e Lucca 12,4%. Rincari più contenuti invece per Arezzo 3,1%, Siena 3,61% e Firenze 5,31%.
Parliamo adesso di lavori pubblici, andiamo sulle colline di Pietrasanta con interventi al parco di Capezzano Monte, vediamo. Si accendono le luci sul parco giochi di Capezzano Monte. È stato concluso infatti l'intervento da parte del comune di Pietrasanta, che ha installato 5 impianti di illuminazione all'interno del parco, 2 nel bocciodromo e sotto la terrazza, per 21.000 euro di spesa. Nelle settimane scorse erano state accese le luci anche in via Capezzano Monte, nel tratto in direzione di Casa Gallè. Una richiesta che era arrivata dai residenti durante l'incontro con il vice sindaco Daniele Mazzoni, che aveva effettuato un sopralluogo. Gli impianti di illuminazione del parco, situata al di sotto della terrazza della Versilia, rendono fruibile il parco e l'aria verde anche durante le ore serali, sia in estate che in inverno, oltre a garantire una maggiore sicurezza. Sono stati fatti degli interventi questa settimana, interventi importanti. C'è stata tutta la pulizia della via di Capezzano Monte, interventi sulla frazione di Canal d'Oro, sono state tappate delle buche segnalate proprio dai cittadini e sono stati fatti degli interventi anche al parco qua alle mie spalle, perché è stato dotato di illuminazione, 5 impianti di illuminazione, uno proprio anche sul campo del bocciodromo di qui di Capezzano. Ancora lavori pubblici sul territorio, interventi da parte di Gaia nell'accordo di programma sulla balneazione, quasi pronte le nuove fognature al quartiere Varignano a Viareggio, un investimento complessivo di 600.000 euro, completati circa 700 metri di nuova rete fognaria in PVC che servirà, pensate, 110 utenze tra famiglie e attività commerciali lungo la via Aurelia e la via Mannozzi al quartiere Varignano a Viareggio. Entro la metà di luglio il gestore prevede di completare tutte le opere che sono in programma in questo settore. E restiamo ancora a Viareggio, dove ci sono novità interessanti per tutti gli internauti. In piazza Mazzini arriva il wifi libero, novità anche per gli studenti. Sentiamo. Anche a Viareggio sarà funzionante la segreteria per gli studenti universitari dell'intero comprensorio versilese. La sede è al piano terra di Palazzo delle Muse, in piazza Mazzini, e a partire dal mese di settembre il servizio entrerà ufficialmente in funzione. Abbiamo iniziato questo percorso di condivisione con il rettorato all'inizio dell'anno e l'abbiamo portato a termine con l'approvazione della delibera da parte della Giunta, che autorizza la stipula della convenzione con l'Università di Pisa per creare dentro Palazzo delle Muse un ufficio decentrato che si occupi della segreteria studenti universitaria. Un servizio importante non solo per Viareggio ma per tutta la Versilia, un punto di prima accoglienza dove noi metteremo a disposizione del personale dell'ente e saranno anche poi attivate tutta una serie di collaborazioni con l'università, e daremo un servizio, io credo, importante a tutta la fascia d'età giovanile che frequenta l'università e che potrà utilizzare i servizi dello sportello da Viareggio. Quando si parla di giovani, impossibile prescindere dalla connessione wifi libera, veloce e gratuita. Entro un mese sarà accessibile nell'intero Palazzo delle Muse, galleria d'arte compresa, e wifi libera in tutta la piazza Mazzini. Sono in corso le procedure di gara da parte di Mover per l'attivazione della wifi libera all'interno di tutto Palazzo delle Muse e soprattutto di piazza Mazzini come punto di accesso esterno ad internet gratuito. Parliamo adesso di eventi estivi, un bel successo per la prima edizione di Open Summer Music Festival a Marina di Pietrasanta, località Tonfano, una bella sorpresa questa prima edizione dell'iniziativa musicale voluta da Marina Eventi in collaborazione con il Comune e l'Assessorato alle Tradizioni Popolari. A Tonfano, via Versilia, sul pontile, tantissima gente, come vedete dalle immagini, musica di tutti i generi, dal rock alla dance, ma anche artisti di strada che sono stati un'attrazione per turisti e residenti che hanno approfittato di questa calda serata per partecipare all'evento. Giornata che era iniziata alle 6 del mattino, già vi avevamo mostrato le immagini dell'alba, del solstizio d'estate visto dal pontile di Tonfano, un'iniziativa nata da un'idea del consigliere Daniele Taccola in collaborazione musicale con Mimma Briganti. Vediamo dunque le iniziative di questa serata a Tonfano, a Marina di Pietrasanta, e l'amministrazione rilancia ancora i tantissimi eventi in programma per tutta l'estate. Il DAP Festival in corso proprio in questi giorni fino ai primi di luglio, e poi le altre manifestazioni che arriveranno fino al mese di settembre che vi racconteremo e mostreremo in tutte queste lunghe settimane di estate. Invece il centro storico di Camaiore si prepara ancora una volta ad un'invasione di artisti di strada, vediamo.
A Camaiore sarà ancora un'invasione di allegria grazie al Festival degli Artisti di Strada 2017, in programma questo sabato e domenica dalle 18.30 alla mezzanotte nelle strade del centro storico, voluto per la seconda edizione dal Centro Commerciale Naturale Città di Camaiore con il supporto del Consorzio di Promozione Turistica. L'evento si snoderà tra Piazza Romboni, Piazza Diaz, San Bernardino il 29 maggio. Non mancheranno le novità. Quest'anno abbiamo deciso di improntare il Festival degli Artisti di Strada sulle discipline classiche, quindi vedremo clown, trasformisti, giocolieri, mangiafuoco e poi ci sarà un bello spazio per i bambini, quindi ci saranno palloncini, truccabimbi, le bolle di sapone, le cosine che diciamo abbracciano un po' di più quello che noi intendiamo come artisti di strada. Equilibristi, mangiafuoco, spettacoli teatrali, mimi e la musica di un'intera banda che girerà tra le vetrine dei commercianti per animare il centro camaiorese. Proprio i commercianti stessi ci hanno chiesto di poter organizzare questo evento, visto che piace molto, va bene per tutte le età, quindi dai bambini alle persone più adulte, e creano tanto movimento nel centro. Ci fermiamo per pochi istanti, tra poco ancora insieme con tutte le notizie sportive. Ben ritrovati, siamo alla pagina sportiva del TG Versilia. Il calcio estivo in primo piano, è stata trovata la soluzione, la finale del torneo dei quartieri di Viareggio, per non dimenticare, sarà allo stadio dei Pini. Sentiamo Roy Lepore. Finalmente si è risolta nel migliore dei modi la vicenda della sede della finalissima dell'ottava edizione del torneo dei quartieri per non dimenticare. Si gioca infatti venerdì sera alle 21 allo stadio dei Pini, anche se gli organizzatori hanno dovuto elemosinare questa disponibilità con l'amministrazione comunale. Davvero una cosa inconcepibile, visto che è un torneo nato per ricordare le 32 vittime della strage di Viareggio del 29 giugno del 2009. Gli organizzatori sono riusciti senza non poche difficoltà quindi a strappare il pass per la concessione dello stadio da parte dell'amministrazione, che sembrava fino a qualche ora svanita, tanto che era già pronta una soluzione di emergenza, il Cavanis di Capezzano Pianole, messo a disposizione dalla società del presidente Ivo Coli. La giornata di chiusura della manifestazione, che rientra nelle iniziative del mese della memoria per ricordare le vittime della strage del 29 giugno, inizierà alle ore 18 con un triangolare di vecchie glorie con le compagini di Varignano, Marco Polo, Mani Blu. Proprio a questa associazione, che si occupa di problematiche dei bambini e sostegno alle loro famiglie, verrà devoluto l'intero ricavato. Poi la partitissima fra Varignano e Torre del Lago per Federico, che si ritroveranno di fronte come lo scorso anno. Vittoria di questi ultimi in calci di rigore, dall'esito incerto con le due formazioni che si erano già affrontate nel girone eliminatorio, che vide il successo per 1-0 della squadra di mister Crivello. Seguirà poi la consueta cerimonia di premiazione. E prosegue a Querceta il torneo delle contrade, 46esima edizione. Vi ricordiamo tutte le partite in onda in esclusiva sulla nostra emittente. Il Leon d'Oro sembra già cercare la fuga dopo la vittoria contro il Pozzo. Vediamo com'è andata. Il Leon d'Oro balza in avanti nel girone B del 46esimo torneo delle contrade di Querceta. I giallorossi allo stadio Buon Riposo hanno battuto per 3-1 il Pozzo, guadagnando altri 3 punti preziosi nella classifica eliminatoria. Leone avanti per tutto il confronto. Sono proprio i ragazzi allenati da Matteo Bertaccini ad andare subito in vantaggio dopo appena 9 minuti, a segnare Luca Simeoni, che manda in rete la palla dell'1-0. I biancorossi allenati da Carlo Venè non ci stanno e sfiorano clamorosamente il pareggio in chiusura del primo tempo. Moscardini su azione lancia in porta, ma l'estremo difensore riesce per miracolo a tenere in campo la palla. Fischi e proteste da parte del Pozzo, per loro la palla era dentro. Nella ripresa i biancorossi trovano il pareggio grazie a Moscardini al 56esimo, ma c'è ancora più Leone in campo. Il raddoppio infatti arriva al 68esimo, segna di testa Vannoni su calcio d'angolo. A chiudere le marcature ci pensa ancora Simeoni per il definitivo 3-1. Grande prestazione della squadra, perché il singolo non fa la squadra, quindi
se non c'è la prestazione della squadra non potevo vincerla solo, ovviamente. E siamo contenti della vittoria perché comunque ce la meritavamo anche la partita scorsa e ora cerchiamo di continuare così finché possiamo. Ogni partita è una finale qui. Contro la Lucerta dovevamo fare una prestazione ancora migliore di questa perché non è sicuramente facile. Anche la Lucertola ha giocatori forti e quindi ci aspetterà una partita difficile, ma noi dobbiamo essere pronti a qualsiasi squadra perché il torneo è lungo. Nel girone B il Leondoro è a punteggio pieno e spera nel pareggio tra Ponte e Lucertola per andare già in fuga. Veniamo all'hockey su pista, adesso brucia ancora in casa Forte dei Marmi la sconfitta di due serie fa contro il Lodi che ha scucito di fatto il tricolore dal petto dei rossoblù. Si pensa adesso al mercato, tutti confermati, almeno così sembra, tranne Orlandi. Sentiamo. Per Alberto Orlandi, 44 anni, giocatore del Forte dei Marmi, potrebbe non essere stata l'ultima partita, quella della finale numero 5 con il Lodi alla Palaforte. In effetti il giocatore che scherzosamente dice mi affido a Raiola se non ci saranno sviluppi per il mercato futuro, potrebbe anche rimanere. Una cosa del genere l'ha fatta intuire anche il direttore generale Walter Luisi al termine della partita ai nostri microfoni. È normale, dopo una certa età è bene pensare un anno alla volta e ora come ora con tutta la delusione che ho dentro, però me lo sento perché sto bene fisicamente, mi diverto sempre, quindi spero di trovare sistemazione per il prossimo anno. Ecco, stasera è stata l'ultima partita qua di fronte a questo tuo pubblico con la maglia rosso-blu del Forte dei Marmi? Boh, non lo so, vedremo quello che succede nelle prossime settimane. Se no chiamo Raiola e mi faccio consigliare da lui. Sono tutti confermati, quindi l'unico che andiamo a discutere un attimino sarà Orlandi, come tutti ormai sapete, e vediamo se ci sono le possibilità di confermare anche lui, però lo zoccolo rimane questo e quindi avrà un anno di esperienza in più e vediamo, no? Vediamo che si può fare. Una pausa di pochi istanti, tra poco ancora insieme, terza parte con gli eventuali aggiornamenti. Ben ritrovati, terza parte del TG Versilia. Non ci sono aggiornamenti di cronaca, vi ricordo il nostro sito web reteversilianews.com per poter vedere le principali notizie della giornata e anche gli eventuali aggiornamenti della serata. Prima di salutarci vi ricordo un appuntamento sabato 24 alle 21:15 presso il Teatro Estate nella Pineta di Ponente a Viareggio con l'organizzazione della ONLUS Viareggina per un futuro possibile. Andrà in scena la commedia Tutto molto greco, ad interpretarla la compagnia lucchese In dolce compagnia. Lo spettacolo si ispira liberamente al film e musical Mamma Mia. Ingresso con offerta e ricavato andrà in beneficenza. Prima di chiudere ci sono gli auguri, come sempre questa sera gli auguri di buon compleanno vanno intanto a Massimiliano Maddaloni, allenatore in seconda di Marcello Lippi della Nazionale Cinese, festeggia oggi il suo compleanno, arrivano gli auguri dai familiari e dagli amici. Ma oggi è anche il compleanno di Emiliano Torre, portiere della squadra di hockey su pista del CGC che festeggia gli anni, auguri da parte dei conoscenti, degli amici, dei compagni di squadra e di tutti i tifosi bianconeri. È davvero tutto per questa edizione, grazie per essere stati con noi e buona serata.